Dunque, nel video acquisti in cui ho fatto vedere i set di caramelle che ho comprato da Kawaii Land, e vi avevo chiesto quale avreste preferito vedere per primo e ho avuto molte richieste su tutti, però quello che sembra interessare di più era questo kit con questo gabinetto in cui bisogna mettere la polverina e diventa una bevanda. Quindi adesso lo apro e vediamo un attimino com'è. Allora, sono due tipi diversi di bevande e quindi ha due gusti diversi. Ovviamente non so quali perché non so il giapponese. Allora, il gabinetto è nero. Se non sbaglio sono diversi, ecco, ci sono questi vari tipi. Io ho questo con la faccia arrabbiata, direi. Infatti è un diavoletto. Adesso lo devo montare e metterci gli adesivi. Ok, allora, ora che ho smontato tutto, devo rimontarlo. Non ho mai montato un gabinetto in vita mia. Bene, allora, eccolo qua. Che carino. Va bene, ora ci metto la faccina. Ok, facciamo che va bene così. Ci ho messo anche il forcone qua di fianco. E adesso devo aprire una di queste bustine. Va messa qui, se riesco ad aprirlo. E ci verso il contenuto. Ok, ora devo versarci dell'acqua. Bisogna usare questo come misurino per l'acqua. Quindi ho preso una tazza con dell'acqua e ora devo prendere due di questi, chiamiamoli cucchiai di acqua. E bisogna metterli qui dentro. Come vedete sta cominciando a far reazione. E voilà. E ora, a parte l'acqua che c'è sotto, vabbè, adesso vediamo che si gonfia tutto. Ok, adesso prendo la cannuccia che c'era nel kit, se ce la faccio. Do un'ultima mescolatina. Ok, il concetto in pratica è questo. Non è esattamente complicato da fare. Comunque, in pratica questa è una bevanda. Dall'odore direi che ha il gusto di cola. E da una parte mi fa un po' impressione assaggiarla, perché una bustina con dell'acqua non è proprio la cosa più salutare che mi viene in mente. D'altra parte mi viene in mente che nella Coca-Cola non credo che ci siano degli ingredienti molto migliori. Quindi adesso provo ad assaggiarla. Vediamo se riesco a bere senza spostarvi troppo dalla visuale coso. Sì, sa di cola. Oddio, sa un po' di medicina. Provo a mescolare un attimo. Dovrebbe sapere di cola, sì, fa un po' schifo in realtà, perché appunto sembra cola e medicina mischiati insieme. Comunque adesso do una sciacquata a questo e faccio anche l'altra bustina. Bene, l'ho smontato e lavato e adesso passiamo all'altra bustina. Magari è più buona.
Oddio, dall'odore non sembra però. Forse devo asciugarlo un po' meglio. Dall'odore sembra... Cos'è? Non so, non lo so dire. È strano. L'odore è ancora meno buono dell'altro, comunque. Uno. E due. Aspettiamo che anche questo faccia reazione. Ok, anche questo ha fatto completa reazione. Nel frattempo sono riuscita a capire a che gusto dovrebbe essere, e cioè all'anguria. E adesso, se trovo la cannuccia che non trovo più, faccio l'assaggio anche di questo. Allora, diamo l'ultima mescolatina. E vediamo di assaggiare sta schifezza. Sa sempre di anguria, però anche di medicina come prima. Non so come mai agli americani e giapponesi, tutti quelli che ci fanno i video, piacciono così tanto. Il sapore a me non piace proprio per niente. Comunque nulla, il video era questo, il kit è questo. È molto simpatico sicuramente. Adesso laverò il gabinetto, magari lo metto come soprammobile, perché è davvero carino. Spero che vi sia piaciuto, io vi saluto. Ciao!